Ciao a tutti e benvenuti nel primo episodio della nuova serie su FIFA 17, come sempre, modalità carriera. Allora, prima di iniziare, due paroline. Lo dico, questa cosa è riferita soprattutto a quelli che hanno seguito la serie del precedente anno. Allora, sarò sincero con voi. L'idea era quella di, quando smisi di fare la prima serie, Livorno State of Mind, l'idea era quella di fare una sorta di secondo capitolo, ovvero di riprendere Livorno e rifare le stesse cose. Però, come sapete, soprattutto se magari qualcuno è livornese, il Livorno è retrocesso. E purtroppo per me la Lega Pro non c'è in FIFA, peccato, che sarebbe stato sicuramente molto più interessante. Quindi mi sono dovuto, diciamo, inventare, no? Un'altra storia, tra virgolette, in testa. E ho deciso di trasferirmi in Inghilterra. In Inghilterra, anche qua nella Serie B, tanto per comunque partire un po' più dal basso, e di prendere il Newcastle. Perché il Newcastle? Perché, senza magari partire veramente dal fondo, perché le cose si farebbero sì sicuramente più interessanti, ma allo stesso tempo più lunghe. Fra l'altro, Newcastle è una, penso, o la più o una delle più forti della serie B inglese. È fra l'altro una delle neo retrocesse, quindi diciamo che sarà una almeno sulla carta di quelle che lotteranno per la promozione. E poi Newcastle a me, come storia, come comunque impatto, questo è il motivo principale, impatto che ha comunque sul calcio inglese, me non lo so, mi è sempre garbata la mia squadra, a volte anche così, magari facendo delle partite fra amici, facendo altre carriere al di fuori di quelle registrate, bla bla bla, sinceramente è una squadra che ho spesso scelto. E quindi queste sono motivazioni, forse anche magari banali, per cui ho deciso di iniziare, di intraprendere questa nuova avventura con il Newcastle. E, un'altra cosa, quali sono gli obiettivi? Allora, gli obiettivi sono quelli di portare il più in alto possibile Newcastle. Sinceramente, l'idea, diciamo, gli standard sarebbe quello di farlo in 3 anni. Chiaramente, indipendentemente poi da come andranno le cose, magari in 3 anni noi riusciamo solamente ad andare in Premier League e finisce la serie. Se però vedo che comunque la serie è seguita, va bene, nel senso che magari nel giro di poco comunque torniamo a grandi livelli, magari ce la lottiamo con magari le big, no, della Premier, come possono essere United, il City, il Chelsea, Liverpool, Arsenal, bla bla bla. Comunque, se vedo che comunque le cose vanno per il verso giusto, anziché magari finire a 3 anni, potrei anche finire a 4, come feci, se non sbaglio, l'anno scorso. Però questo è tutto da vedere. Comunque, dai, bando alle ciance, iniziamo a giocare, che qui si va avanti solamente a parlare, senza andare avanti, chiaramente. Allora, vi dirò un'altra cosa, me la sono scordata, mi sono in mente ora. È la prima volta che entro nella sessione carriera e se è cambiato qualcosa, a quanto pare, e meno male, probabilmente sì, lo vedrò insieme a voi per la prima volta. Quindi se magari tante cose non le capisco al volo, o perlomeno magari mi ci perdo troppo, più del dovuto, scusatemi, però voglio scoprirlo con voi. Allora, questa è la schermata di quando uno va a scegliere la squadra, sì. Allora, c'è, vabbè, la breve storia, il budget, insomma, i soldi, bla bla bla, la maglia, il campo, e a sinistra ci sono le aspettative della dirigenza. Allora, cos'è? Successo in patria. Ok, continentale, fama del brand. Boh, si vedrà poi. Cioè, quelli comunque sono le aspettative che sarebbero da soddisfare, ok. Boh, andiamo avanti. Ah, qui si scelte il nome. Vabbè, questo okay, lo salto, tanto ve ne interessa poco. Tanto il nome, almeno per quest'anno si guarda di mettere Nomitz senza sbagliare. Allora, come postazione di gioco, io direi di mettere per ora campione, perché ho visto che è cambiata qualche meccanica di gioco e non devi fare troppa difficoltà, almeno inizialmente, direi di mettere campione. Sperando che campione possa permettermi comunque di giocarmela, perché sai, non è detto. Poi durata tempo 4 minuti, va bene così. Più recenti, competizione europea, ma mettiamo sì, tanto non ci siamo. No, così fa un po' schifo, mettiamo squadre un po' più. Ok, vai, bene così.
Si attiva la prima, la, sì, la prima finestra di mercato estiva. No, ok, andiamo avanti. Vai. Okay, bisogna scaricare le rose, più aggiornate. Allora, gestione totale del club. Benvenuto alla carriera allenatore di FIFA 17. Come nuovo tecnico della squadra Newcastle United, sarai responsabile non solo delle prestazioni e dei risultati sul campo, ma dovrai anche lavorare con la dirigenza a diversi aspetti che riguardano la gestione di una società di calcio. Vabbè, la squadra Newcastle nomina il nome e il suo nuovo allenatore. Stavolta ce l'ho fatta, eh. Nel scorso sbagliai perché ci misi il mio cognome. Invece stavolta quest'anno ce l'ho fatta. Mandanda al Crystal Palace, questo lo sapevo. Invito torneo precampionato. Congratulazioni, ok. Andiamo avanti. Mettiamo bello più redditizio come tutti gli anni, ok. Però questo è l'esatto, B&B. Il precampionato simulo, se possibile. Allora, la schermata è simile ma diversa, mi manda in tinta a livello di colori. Allora, ufficio, che vedo c'ha 6 notifiche. Allora, competenza non europea, beh. Vereta magliette. Durante l'ultima riunione con la dirigenza siamo posti l'obiettivo di guadagnare 15 milioni dalla vendita delle maglie dei giocatori, pur non essendo un fattore determinante ai fini del mercato. Tenga presente che l'acquisto dei calciatori famosi, unito alle buone prestazioni di quelli che abbiamo già in rosa, potrebbe aiutarci a raggiungere il nostro obiettivo. Ok, qui ho messo i discorsi, le nostre visioni e aspettative. Allora, vediamo un po', che ci dà anche la descrizione delle aspettative che c'erano scritte prima. Allora, successo in patria, rendimento della squadra in campionato e nelle coppe nazionali. Ok. Fama del brand, fa crescere il brand e la popolarità del nostro club, finanze, il successo del club a livello finanziario, crescita giovani, come crescono i nostri giovani, quanti giovani talenti prendiamo, profitto derivante dalla cessione dei giocatori citati vari. Ma è un bel casino, nel senso, sono tante osi, almeno sulla carta per ora sembrerebbero abbastanza difficili da fare, poi si guarderà. Ah, qui c'era il primo resoconto osservatore, perché comunque ve lo dico, ho messo l'impostazione del 60% in più, se non sbaglio, di budget e anche degli osservatori, cioè le impostazioni che ti vengono quando pigi su nuova carriera, insomma, quelle le ho attivate, sì, per facilitarmi un pochino. Allora, trasferimenti, bene i giocatori, come sempre. Prima guardiamo un po' chi vende. Allora, come sapete, io ho questa fissa di averci una squadra giovane, quindi tutti quelli sopra i 30 anni, a meno che non siano straforti, strautili, le diamo via. Vabbè, lui no, è lui arrivato ora. Poi te, uguale. Gufran, almeno lui si può dare. Tio te, no, Tio te credo che sia uno dei più importanti. Sì, infatti. Allora, niente, cambi di programma. Diamo. In base alla valutazione si decide chi dà e chi non dà. 78, buono così. Allora, si parte dal basso, vai. Potevo fare la rovescia, invece è stato brodo. Un babù, prestato un anno, già, eccoci, l'avevo letto. Prestato presto breve. Vai, lui, no, lui si può anche dare. Lui uguale. Fatto scadere anche il contratto, ma chi se ne frega. Lui uguale. Lui subito di volata. Uguale. Oh, che ho visto. Mamma mia, chi ci sa. Mamma mia, chi ci sa. Fra l'altro è in prestito dove? A Barnsley. Mamma mia. L'astronauta Armstrong, è vero. Lui gioca lì nel Newcastle. Lui è il mio pupillino dell'anno scorso, eh. Non ci pensavo. Poi lui si può dare. 25 anni e 68 sei un po' scarso come Elliot. A me hobby va bene. Ok, dai, questi vanno bene così. Vai, rimaniamo così per ora. Poi. Io direi di partire comunque subito. Subito con un bel calciomercato. Allora, anzi, prima di fare questa savi. Andiamo su. Mi devo ricordare come si faceva. Come si fa, anzi, allora, dov'è? Eccomi, istruzione osservatore. Allora, modifica istruzione. Va bene per promettente, però io se lo voglio promettente, lo voglio che abbia un massimo di 22 anni. Ok, poi modifica qualsiasi ruolo, no.
Anzi, sì, mettiamo così. Mettiamo campione. Vediamo tutti questi CV. C'è altro, no? Età mettiamo fino a 30 anni. Contratto 1, visto eventualmente di trovare qualcuno in scadenza di contratto da prima della metà stagione. No, qui ho sbagliato. Qui boh, mettiamo sì, dai, un attaccante, anzi, una punta. Mettiamo alto, forte. Non trova nessuno, eh. Vabbè, è la prima squadra che se ne frega. Box to box, questo è un aperto, non so cosa voglia dire. Mettiamo prolifico, vai. Età, mettiamo 25 anni. E per il contratto estraneo va bene così. Poi vi. Boh. No, io faccio sì perché comunque non so dove devo sistemare la squadra. E quindi faccio una cosa generica. Mettiamo tal centrale, attributi. Era meglio mettere mentalità offensiva anche a quell'altro. Però vabbè, si lascia così. Mettiamo alto, forte. E mentalità difensiva. Età anche lui 25 anni massimo. Vai. Portiere direi comunque di no. Già di lasciarlo così. Poi mettiamo un bel centrocampista centrale. Con dribbling non sarebbe male, boh, ve lo metto. Però centrocampista centrale di solito. Regista. Anzi, mettiamo solamente regista, vai. Poi se c'è altro. Mettiamo anche promettenti. 25. Vai. E l'ultimo, boh, mettiamo Barchiala. Magari, boh, deve essere qualcuno decente, forti. Dribbling, veloce. E, boh, mettiamo anche lui promettente e basta. 25 anni anche lui. Ripeto, non sono delle caratteristiche fra tutti molto. Forse quelli importanti sono questi due, secondo me. Più di loro. Anzi, mettiamo anche sistemiamo questo, mettiamo mentalità offensiva. Dicevo, lo so che magari non sono delle caratteristiche molto buone, bla bla bla, però lo faccio solamente per avere un resoconto generale della situazione. O perlomeno dei giocatori che potrei prendere così. Anche perché comunque è il primo anno, e qui quest'anno probabilmente rimarremo con i soliti giocatori. Senza prendere grandi acquisti, probabilmente. 80 cosa vuol dire accanto in alto? Boh. Allora, vediamo un po'. Lui vola, però. Poi è scarso, magari, però lui vola. Tanto chiediamo informazioni. Anche a lui. Non è per niente male, però, la B&B, ma per niente. Ma per niente, quasi quasi. Vediamo un po' quanto c'ha, se nel caso fa un'offerta. Vabbè, andiamo avanti, via. Anzi, sistemiamo la rosa. Già. Allora, come sempre, il mio modulo, ovvero il 4, questo lì. Allora, vediamo un po'. Allora, questa è la squadra che ho deciso di fare, ecco. E per ora non c'è un discorso tanto di giovani da far giocare. Partito forse da Aaron in panchina, qualche volta entrerà come sostituto Arons. Ora punto più sulla qualità totale, ecco. Ora sistema anche il discorso allenamento. Chiaramente si simula tutto. Ok, avanziamo. Simuliamo la partita. Andiamo un po'. 1-1. Non male, contro lo Stoccarda. Andiamo avanti. Per quanto riguarda eventualmente buttarci sul mercato, io direi di aspettare comunque la fine del precampionato, ecco. Vai, 3-2, buono. Vediamo un po', è arrivata qualche offerta. No, solo colloqui inutili dei giocatori perché tanto non l'ascolto. Contro l'Hull City, qualcuno si è fatto male. O perlomeno il kit bisognava sostituire qualcuno, ha fatto tutto l'automata del gioco. 2-1, buono. A regola dovremmo essere passati, no? Buono, vai. Mitrovic, lo chiamo, non lo so, Mitrovic, mi viene. Salita al 77, buono. E andiamo avanti. Fatemi vedere se è arrivata qualche offerta. No, primo torneo, vabbè, 1,3 milioni. Buono.
Tanto comunque mi sono arrivate informazioni per quanto riguarda i giocatori di prima. Ci guarda un po' cosa fare. 2-1, si va ancora avanti. Bene. Fatemi vedere comunque. Beh, sono più 3 milioni. Quanto c'hanno? 75-21 anni non è sicuramente male, per niente. E quasi quasi. Tra l'altro costa nemmeno tantissimo. Poi qui ci sa un budget bimbe spropositato comunque, eh? E quasi quasi qualche vecchiotto lo sacrificherei. Vediamo un po' chi c'è. O Gouffran. Tio, però Tio c'ha 78. Gouffran, ma mettiamo lui. E diamo 6, vediamo un po'. Se magari riesco a portarmelo a casa. Invece l'altro è Gray. O Gray. 70, no. Così ci sta già Irons, fra l'altro. Niente. Però non è male, ha 21 anni così, per niente. Offerta per il trasferimento. Aiden. Ma di volata. Vai, ciccio. Offerta per il trasferimento. Bemba. Ma no. 21 anni, 77. Promettente, fra l'altro, ma nemmeno morto. O mi arriva una proposta spropositata, se no non ci penso. Stoccarda, un'altra volta. 3-1. Buono, ma guarda, vede, si vince tutto. Da vedere, occupata. Allora, rialleniamo i giocatori. Vabbè, ora io lo faccio perché è il primo video, poi dall'allenamento faccio tutto da solo, chiaramente. Vai. Memba. 78. Vole. Andiamo via. Sei arrivato per cosa? Troppo bassa. Oioide. Si è dato 8 ora, anziché 6. Ma non vai, qui si è preso l'abuso di soldi con la coppa. Oh, si è vinta, eh? Ale. Andiamo avanti. Ok, allora ti prendo così. Ti prendo senza giocatori. 8. Ti do 8 così stecchiti. Senza scambio. Fra l'altro, fatemi un po' vedere cosa si può fare qua sul mercato. Allora. Proviamo a riprendere i pupillini dell'anno scorso. Ovvero Chelechone. Se c'è Bilal, che era un esterno veramente buttato di fuori. Non c'è. Bilal non c'è, peccato. Vaclav. Vaclavone c'è. Eccolo. AD, che se ne frega, si prende. Anzi, si prende. Prima guardiamo quanto c'ha. Vai. Guardiamo Sarre. Perché se non è Sarre, fa un po' schifetto. Con tutto il rispetto. Poi guardiamo Angelino. O Angeligno. Poi guardiamo Dybala. Che anche se la Juve e costerà tanto, noi non ci abbiamo sicuramente due usciti e basta. Comunque c'è 85. Vale 48. Posso provarlo? Posso provare a acquistare? No, troppi soldi, oddio, troppi soldi. Se io ti do 52 e ci schiocco qualcuno, andiamo un po', si prova subito con Dybala, così la bomba. No, Memba non me la sento. Dio te, c'ha 30 anni, boh, proviamo, sì, sicuramente rifiutano, però uno ci prova, no? Poi per quanto riguarda la porta, Dragowski, andiamo un po'. E poi, per ultimo, ma non per ultimo, Castagne. Eccolo lì, come il terzino destro. Guardiamo un po' quanto c'hanno e se si può fare qualcosa. Poi guardiamo Telemans. E guardo, no, così, a quelli più giovani vengono in mente. Voglio avere un resoconto generale. Ok. Questi sono alcuni, di quelli mi sono venuti in mente così. A caso, tanto per darmi un po' un'idea del costo, anzi dei costi. Intanto il Leicester ha accettato l'offerta di 8 milioni per lui. Lui vale 40, vabbè, 39,5 dovrebbe accettare uguale. 4 e mettiamo giocatori importanti per la prima squadra. Juventus offerta troppo bassa, vabbè, Dybala poi eventualmente ci penserà. Perché io lo voglio, muoiane. Lui, no, facciamo 7,50, non rischiamo cotte 25 precisi. Però meglio venderlo, si fa un po' di spazio. Tiotea, io 4-3, no, voglio 7 per Tiotea, tanto rifiutano, quindi uno ci prova uguale. Allora, Castagne c'ha 70, 20 anni non è male, è quasi quasi un pensierino, eh? Vuole neanche po', ci si può anche fa.
Si dà qualcuno di vecchio che non giocherà mai, o se no è inutile come lui, Wood. 2 milioni, se vuole si accettano. Poi lui è straforte, lui sarebbe da prendere di volata, Tielemans. Però infatti te lo fanno anche pagare. E si potrebbe, qui sì, si potrebbe sacrificare, tra virgolette, Tiote. E lì si dà 8 milioni. Poi Tam, anche Tam è forte, eh. Però sono quei giocatori che crescono dell'altro e possono diventare ancora di più. Vediamo se si riesce, boh, non so, si dà a lui. Callback. Tutti i soldi ci saranno, eh. Vediamo un po' se si riesce a prendere qualcosa di buono subito. No, Sarri 65, tutto rispetto è troppo scarso. Tanto lui ha rifiutato il contratto. Vai, oh. Do così. Siamo giocatori chiave. Perché l'ha rifiutato? Che non l'ho letto. Ah, oh, sì, va bene, ora se la deve tirare. Oddio, effettivamente ci può stare, eh. Che lui gioca comunque nell'Eister in Champions League, se gioca. Noi siamo in serie B inglese, però è buono, dai. Ti propongo un buon contratto, vieni, no? Ah, io ti boia, no. No, dammi un sì. Dammi un sì, se no non accetto. Vai, buono, hanno accettato invece l'offerta per Elliot, qui se ne va. Cioè, hanno accettato l'offerta. La mia controfferta per la vendita. Allora, Dragoschi, guardiamo un po'. 71, dai, ma questo non viene perché è arrivato ora lì. Quindi si rimane col portiere che abbiamo ora, che non è male. Ta, vabbè, si è già fatta l'offerta. Vediamo Chedney. Chedney c'ha 69. No, non me la sento per ora. Se poi mentirà. Kelechone? Lo sapevo. Vieni, Kelechone. Kelechone lo voglio a tutti i costi. Vediamo un po' che si può dare. Allora, Mitrovic no, perché è promettentissimo. Perez è di 23 anni. Vediamo un po' chi sono altri attaccanti da poter sacrificare. Via. Beh, non c'è nessuno, molto bene. Allora, proviamo con Gufran. Anzi, Anita Gufran. Proviamo a fare così, vediamo un po' se ce l'accettano. Probabilmente no, però non ci si spera. Tanto hanno accettato per Tielemans, bella roba. Totti, no, ti diamo i 22, vai. Tielemans è veramente, veramente forte, bimbi. 19 anni, 77 è tanto, eh. Qui invece hanno rifiutato per castagne. Noi allora si riprova con 2-5. Ci si mette sempre qualcuno come scambio, così ci si leva dentro papale papale di culo, varche giocatori. Buono, hanno accettato anche la pertà. Bobimbi si fa lo squadrone subito, eh. Diamo 50, perché tanto ci avrà da rompe. Che lui gioca nel Bayer Leverkusen, che fra l'altro è una squadra importante. Giovanni veniva a giocare nel Newcastle in Serie B, sarebbe un passo troppo grosso. Comunque lui ha accettato. Però aspettiamo di vedere cosa fanno gli altri. Perché se viene Tielemans è quasi inutile prendere anche lui. Anche se non è assolutamente male. Niente, Tiote nulla venduto. Venduto Elliot. Allora si rimane sì per Tiote, perché Tiote vedrai va al posto di Tielemans. C'è lo scambio, no? Buzzer è anche Buzzer, è veramente forte. 76 voglia anche lui. Via, si prende Tielemans e Buzzer subito. Allora, leviamo Anita, tanto non girerebbe più, quindi diamo 8 milioni, anzi facciamo 7 per Basler. Intanto vi offerta per callback, buono, però voglio rischiare, anzi dammi 7-6, vai, precisi precisi. Buono, hanno accettato l'offerta fatta a Castagne, si dà 10 precisi come vuole. Mettiamo per il turnover per ora. Buono, Aarons è diventato un 73. Allora, mi hanno rifiutato, mi hanno detto loro l'offerta per Chelescione. Boh, proviamo così. Però ho visto che a Bimby si prende Ta e si prende Tielemans. No, cazzo, Tara con callback. Dio buono, ho dormito. Mannaggia, mannaggia, non la vende Colbeck, ho sbagliato, vabbè, dai. Qui, boh, aspettiamo. Aspettiamo a prendere eventualmente anche lui. Ah, io, io. Speriamo venga da noi Basler, eh. Allora, siamo arrivati alla prima di campionato, si gioca contro il Fulham, però prima di andare avanti, di procedere,
sarà il caso di guardare un po', di mettere nuovi acquisti titolari subito. Allora, mettiamo Tielemans qui. Dove sta già lui? COC, ok. Va bene, non è proprio il suo ruolo. Se dovesse venire Buzzer, chiaramente si sposta su. E poi si mette di volata Ta al posto di Clark. Però Clark si mette lì, posto suo. Così come Anita si può mettere al posto di Murphy. Ok. Possiamo procedere. Anzi, aspetta, voi lo sapete che sono fissato su queste cose. Mettiamo i numerini giusti. Allora, Ta li si mette. Vediamo se c'è. Ah, 13 mi calma, lasciamo il 13. Tielemans ed è. C'è già Ricci, c'ha l'11. Va bene, si ha un bel Ricci. Vai, va bene così. Dai, mi calma, a me cambia numeri anche. Dai. Via, allora, iniziamo. Bella maglia, non si vede una sega subito. È brutto, però si mette tanta aspetta perché se non si capisce nulla. Ok, sì, vai. Eccoci qua, la nostra prima vera e giocata partita. C prima, fra l'altro, il campionato. Cerchiamo di partire con il piede giusto, eh? Dai. Vai, vai. Dio buonanotte. Va bene, dai, via. 17esimo, prima occasione per noi. Dio buono te! Divante uscita! Maremma cane! Finisce il primo tempo, 0-0, però quel poco che si è visto è stato creato esclusivamente da noi. Bene così, dai. Vediamo se c'è da fare qualche cambio. No, per ora no. Addio! No! 1-0 Fulham. Maledetta la miseria, che è dormita in difesa. Ai ai. Mamma mia. Cambio. Allora, vediamo un po' che si può togliere. Che lo vedo parecchio stanco. Ma leviamo Tielemans. Mettiamo Atsu al posto di Mitrovic. E boh, così, tanto per farlo un po' già. Aidare al posto di Lazar. L'allenatore sceglie di coprirsi, di abbassare la Vai! palla. Non può sbagliare. Dai, die! Vai e tira! Ecco! 1-1! Sul finale! E andiamo di a me! Era un po', che comunque il gol era nell'aria, fece il palo se non sbaglio, sempre lui prima. Addio, 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 orgia di gruppo. Buono, vai! Piattone, anzi, piazzato nell'angolino. Ale. Finisce così, 1-1. Vabbè, dai, tutto sommato può essere un buon risultato. Si è un po' dormicchiato, però vabbè. Alla fine è partita equilibrata, giusto? Sì. Giusto questo risultato. Offerta ancora rifiutata per Crescione. Si prova a fare così, eh. Voglio vedere. Vedi che Crescione lo voglio, bimbi. È troppo forte, lo sapete. Sono nel cuore Crescione. Ajax, addio. No, no, no. No, che palle. Ma hanno rubato base. Allora, intanto Castagne si prende, anche se non lo si fa giocare, però a 20 anni si allena e poi lo metteremo titolare in futuro, probabilmente. Allora, se le cose vanno così, se c'è sempre, sicuramente no. Non c'è più, di buono, volevo accettare quell'altra, quella dell'Leicester. Vabbè, è andata male. Tanto Mitrovic 78, buono, eh. Riproviamo a fare l'offerta a lui. Proviamo stavolta con 7 e 4, boh. Che non è male, 21 anni 75, se non è cresce anche lui. E non ci può stare. Poi voglio vedere un altro giocatorino, anche lui giocava con noi l'anno scorso. Eccolo qui, Martin Odegaard. Però è parecchio scarso, almeno per ora, 17 anni. Oddio, costa parecchio, eh. Vabbè, aspettiamo, vediamo un po' cosa ci dice l'osservatore. No, io bimbi ve lo dico. Per tutti gli anni, a meno che, non so, è un anno buono in cui si stravince tutto, come dice, ok, vorrei portarmi a casa in questa coppa qui, io le sarto, le simulo. Come vanno, vanno. A me le coppe mi dispiace, ma non mi interessano. Almeno quest'anno non mi interessano.
Vai, 3-0, meno male, si è vinto. Siamo tutti contenti. E ora vogliono tutti i vaini, ma mai? Vieni, 8. Attenzione, hanno accettato per Chelescione. Diamoli 72. E mettiamo giocatore chiave. Boh, si fa l'attacco Mitrovic e Iheanacho, si spacca tutti. Anche se sono caratteristiche purtroppo simili. Sono un memellone in attacco. Sarebbe uno proprio sverto. Vabbè, tanto se nel caso, guardiamo intanto se ce la facciamo a prenderlo. Aspetta per il trasferimento, Darlow. Vai, buono, te ne puoi andare. Vai, facciamo sì, sperando che accettino. E intanto siamo arrivati alla seconda partita di campionato. Io direi di far questa, di arrivare al 15 agosto, Ferragosto, e poi di finire il video perché direi che forse è durato anche un po' troppo, decisamente. Allora, ok, per la prima maglia, guardiamo l'oro. No, va bene questa lì. A regola dovremmo vederci abbastanza. Ok, per quanto riguarda la formazione, per ora c'è in casa, voglio provare sia a mettere, dov'è? Castagne, anche se lui si mette in panchina B. Aidara, posto di Lazar. E posto di Shelby. Per quanto possono essere male, però non è il suo vero ruolo, cioè non è il suo ruolo ideale. Arons. Via, vediamo un po' cosa riusciremo a fare. Iniziamo la nostra seconda partita, stavolta giochiamo in casa, partita casalinga. Guardiamo se, speriamo, il risultato finale possa essere diverso da quello precedente. Vai subito! No, non ci credo. C'è il difensore davanti. Addio, addio, addio! Mamma mia, bravo portieri, visto era fatta una bella appellata fra tutti, e vai Mitrovic, non ci credo, punizione, vediamo se riusciamo lì, da vedere, batti la manz, Dio bonade, vai, vai, mettere in mezzo, vai, tira, ma perché due ore, dai, ma tira prima! Finisce sì il primo tempo, sì, scusatemi un attimino sulla pensiero. Allora, vediamo di a me e mettiamo il buon Shelby. E no, però rimaniamo così. Sì. Vai. Vediamo di fare almeno un gol, proviamoci, eh. Vediamo di perdere 47-0. Vai. Vai Shelby! Eccoli! È entrato! Shelby! 1-0! Ale, vai! Fatto anche il discreto gol dalla distanza. Buono, buono. Vai! 2-0! Mitrovic! Gran culo per noi perché comunque il contrasto ha fatto sì che la palla rimanesse, anzi andasse, verso l'area avversaria. Mitrovic lì davanti al portiere, da buon attaccante, spam. È buona! Dio bonode. Va bene, dai, comunque si è fatta un'altra bella azione. L'importante per ora sono anche le stagioni. Buono, via. Prima vittoria per noi, prima vittoria in campionato e prima vittoria in generale giocata. Ale, tra l'altro vittoria meritata, eh? Sì, stavolta guardate le statistiche, predominio nostro. Bene, allora come avevo detto arriviamo a metà agosto, vai, accettiamo per lui, vai Gibson può anche andare via. Poi, attenzione, attenzione. Che Lescione ha deciso di unirsi a noi. Mamma mia, che finale di video. Lei si deve rompere le palle. Lui. Allora si fa per gradi. Via. Si fa 500.000, 500.000, 500.000. Sarò sì. Che poi accetteranno, si spera. Vediamo un po' Odegaard e quanto c'ha. Vedi, c'ha 70 e 70. Non è però per niente male. Guardiamo se riesco a metterci dentro qualcuno. Di chi è? Lui, Tom. Proviamo a vedere. E basta. Ora, prima proprio di lasciarvi, arrivare alle conclusioni, fatemi mettere Chelescione al posto di Perez, che fra l'altro non è male Perez, però
Vediamo lui, eh. Aspetta, quanto c'ha? 25 anni. Dov'è che leccione? Eccolo qui. Buono, dì. Allora, dì, che leccione. Anita, se si fa, si lascia. Dì. Non so se le va Azzu, dì. Vuole metterlo in panchina, almeno. No, mettiamo Castagna al posto di Dara, vai. Ok. Allora, ragazzi. La formazione più o meno è questa. Se no, magari con Aaron se arriva a Shev, lo metto titolare al posto di me. Per ora è questa. Non è assolutamente male per la categoria, anzi, va più che bene, perché abbiamo preso gente straforte. E già c'era comunque qualcosa di buono. E, però, manca sempre più di 2 settimane alla fine, quindi i soldi ci sono, quindi qualcosa si può comunque sempre fare. E niente, questo è quanto. Quindi, anzi, prima fatemi vedere una cosina. Shelby sa giocare anche CDC. E allora si fa questo lavoro qui. Sì, a questo punto meno più corretto. Torniamo indietro. Quindi, allora, innanzitutto io voglio scusare per 2 cose. Uno, per la durata del video, anche se sinceramente non so quanto possa durare alla fine, ma credo che è parecchio. Devo chiaramente fare qualche taglio, quindi scusatemi, però era, diciamo, l'intro, era l'inizio, quindi se ne valeva la pena. Allora, questo è quanto. Spero che anche voi siate curiosi come me del resto di sapere come andranno le cose. Spero che la serie possiate trovarla interessante, sino al punto di comunque seguirla. E niente, ora arriviamo alle vere e proprie conclusioni. Quindi, come sempre, in primis vi ringrazio per la visualizzazione. E poi vi ricordo di mettere barra fare se volete di queste 3 cose. Ovvero, indovinate un po', mettete un bel mi piace al video, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale, così potrete rimanere aggiornati su tutti i video di questa serie qua. Via! Detto questo, ci vediamo al prossimo episodio. Seguitemi, dai, che ho bisogno anche di voi per cercare di creare una squadra veramente, veramente forte. Ciao!